Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro. Ospite della puntata. Benvenuto alla nuova puntata. Abbiamo ospite un giovane cantautore, Stefano Quinto. Allora, a questo punto la prima domanda per chi non ti conosce, ma tanti adesso ti conosceranno, come lo descriveresti il Quinto? Allora, bella domanda. Come descriverei Quinto? Innanzitutto mi piace dire che questa scelta del nome è stata, insomma, pensata perché io vengo da una famiglia che ha sempre fatto musica e ha sempre ascoltato musica, quindi è stato anche un voler, omaggiare questa cosa qua perché il mio cognome è già Quinto, ma ho voluto tagliare una parte del mio cognome, quindi chiamarmi Stefan Quinto come nome d'arte, poiché sono il quinto membro della famiglia che ha deciso di seguire, se vogliamo, le orme e quindi fare musica e sperare che magari un giorno questa cosetta qua possa anche diventare un lavoro. È come una specie di amuleto, va? Chiamiamolo così, un portafortuna, mi piace chiamarlo. La battuta adesso te la metto, sei già quinto di partenza. Sono già quinto, io parto già quinto, sì, e poi chissà dove arriveremo, però ecco, già siamo a buon punto. A questo punto parliamo dell'ultimo lavoro, Fantasia. Come Sì. nasce questo lavoro? Da cosa trae ispirazione? Allora, Fantasia nasce esattamente l'anno scorso, in seguito a una mia partecipazione a una manifestazione legata a Sanremo. Quindi ho voluto prendere in prestito quella che è la città che fa parte, che viene citata nel film, prima nel romanzo che poi è diventato un film, La storia infinita, e ho voluto appunto prendere in prestito la città magica, che è quella di Fantasia, per descrivere un po' quella che è la comfort zone personale di ognuno di noi, no? E certe volte ci ritroviamo a chiuderci in questa zona perché il mondo reale, il mondo vero, a volte ci sembra difficile, ci sembra complicato e quindi non vogliamo farne parte. Però ecco, alcune volte bisogna sfondare quel muro e lasciarsi i sogni, o più che sogni, non voglio parlare di sogni, voglio parlare di quelle sicurezze che ci fanno essere magari timidi o non ci fanno vedere il mondo per quello che è, quindi sfondare quel muro e dire ok, adesso è tempo di crescere, lasciarsi le insicurezze alle spalle e vivere una vita fatta di responsabilità, sacrifici, doveri, insomma, e prendere un po' coscienza di quello che si è e dire basta, adesso tocca anche a me. Hai citato Sanremo e parliamo di Sanremo Discovery, Aria Sanremo, Purpurì di Sanremo. Che cosa ti rimane a questo punto di queste due manifestazioni? Perché poi sono due avvenimenti che si svolgono durante Sanremo, il principale, Sì. cioè il classico Sanremo. Cosa ricordi? Che cosa ti è rimasto in te? Che cosa ti ha fatto piacere quando le emozioni che hai provato? Beh, allora sono emozioni ed esperienze che mi porterò dentro per sempre, perché insomma, fino a quando non le vivi, io dico che non puoi immaginare ciò che ti aspetta. Sanremo Discovery mi ha permesso di affacciarmi a quella che è la realtà sanremese, perché appunto, ripeto, fino a quando non ti trovi a vivere quella settimana, non sai di che cosa stai parlando. E quindi lì mi ha permesso, insomma, di incontrare personaggi anche di un certo livello, con cui collaboro tuttora. E Aria Sanremo invece è stato un battesimo fantastico, perché mi ha permesso di mettermi in gioco per quello che è Sanremo vero e proprio, quindi fare parte di un cast di ragazzi, di artisti, mi viene da dire, che hanno partecipato per poter ambire a un posto sul palco dell'Ariston è stata veramente un'esperienza fantastica, che ripeterò sicuramente. Niente, quindi, insomma, è davvero, davvero tanta roba, bellissimo. Poi diciamo che questo brano è il primo in italiano, perché i tuoi brani precedenti sono in lingua inglese.
Sì, questo è il primo brano in italiano, quindi doppio battesimo per me, perché ho sempre scritto in inglese, vengo da una scrittura precedentemente inglese, e anche il mio debutto è stato in lingua inglese con Heroes. Il voler scrivere in italiano viene fuori da appunto l'esperienza dell'anno scorso che mi ha messo davanti alla scelta: voglio essere solo Stefan Quinto che scrive in inglese o voglio anche cercare di provare a vedere che cosa esce fuori nella mia lingua, che è quella insomma con cui sono nato, ed è venuto fuori Fantasia, ma non solo, ci sono anche altri pezzi in arrivo, quindi insomma sì, stiamo ancora sperimentando. Abbiamo visto poi spazi un pochettino sui vari generi, perché questo è un pochettino lento, ma c'è anche un brano che appunto dà un'idea di dance più anni 80, quella Sì. dance, classico dance, quindi riesce a spaziare e a divulgarti in questo mondo che è diverso, poi sono due generi diversi. Sì, mi piace dire di essere camaleontico certe volte perché non ho un genere fisso. Ora non so se questa può considerarsi questo come un pregio o un difetto, non lo so, però insomma è una cosa che mi piace molto, non rappresentarmi sotto un unico genere. Mi piace spaziare un po' anche nel sound, reinventarmi sempre. Quindi passiamo da Heroes to You a Lovers on Fire che hai appunto citato tu poco fa. Passando poi, arrivando a Fantasia, che è tutto un altro mondo, quindi è così. Nel passare del linguaggio inglese all'italiano, Sì. hai mantenuto lo stile inglese dove il testo è sintetico, è un po' più ermetico, un po' più cioè, limitato, oppure utilizzando l'italiano, se hai utilizzato il classico italiano prolisso, cioè descrittivo al massimo? Allora, durante la fase di stesura del testo italiano, certe volte insomma, incorrevo nell'essere prolisso, però chiaramente andiamo incontro a quelle che sono metriche diverse, perché l'inglese ti permette di scrivere un testo in una certa maniera perché ci sono metriche e modi di dire che si incollano bene a una base musicale, mentre l'italiano mi viene da dire che è un pochino più complicato, ma non complicato di per sé, ma per il significato che tu vuoi dare alle parole. Quindi devi scegliere le giuste parole per la giusta musica, devi anche cercare di far capire il messaggio, perché insomma l'italiano ci sono parole che sono quello e quello significano, mentre l'inglese si diverte un po' a prendere vari significati in base al contesto. Ecco, l'italiano è stata una sfida, devo dire che però non è uscita fuori qualcosa di prolisso, anzi sono stato abbastanza diretto, ho dato il significato che volevo dare, così da far comprendere anche a chi ascolta il senso delle storie che racconto. E invece quando scrivi le canzoni, nasce prima un beat, un riff, oppure nascono prima le parole, oppure possiamo dire che per sbaglio o una casualità nascono insieme? Dipende, perché certe volte nascono insieme, certe volte ho un testo che ho scritto tantissimo tempo prima e che si trova bene con una melodia, una base musicale scritta al momento. Certe volte, ed ecco, quando nascono le belle canzoni, ma non lo dico solo io, questo lo dicono un po' tutti, ed è vero perché l'ho notato su di me. Le canzoni belle nascono in 5 minuti, quando sai che nasce tutto insieme e butti giù tutto quanto. Quella lì è una perla. Però per il resto sì, a volte nascono insieme, a volte no, dipende anche dall'umore, da ciò che hai vissuto, insomma, da molti fattori, ecco. E invece parlando questo brano ha un videoclip, Sì. da chi nasce quest'idea di questo videoclip, poi alla fine dall'idea a ottenere il risultato finale, quali sono stati i tempi e soprattutto le difficoltà o qualcosa di particolare in questo video? C'è? Ah, allora, il videoclip di Fantasia è un video abbastanza semplice, lo racconto sempre così perché cioè nel testo io dico
che in un certo senso io stia sognando, ecco. Quindi la rappresentazione mia che sogno mentre scorre il testo è un qualcosa di elementare, perché appunto volevo che arrivasse e si capisse questo significato qui. Per quanto riguarda la realizzazione, poco tempo, perché insomma avevo anche tempi ristretti, in quanto questo brano serviva proprio per Sanremo, quindi mi hanno dato tempi ristretti, ho dovuto arrangiarmi anche subito, insomma, con le idee che avevo e con tutto quello che c'era a disposizione per fare un video, sì, che fosse non stupido, ma che raccontasse, insomma, quello che è tutto il testo, quello che è il brano. E invece che differenza passa se, secondo te da suonare davanti a un pubblico vero e un pubblico di tecnici dove chiaramente l'ascolto non è tanto emozionale ma è più un'osservazione tecnica della performance? In questo caso tu hai partecipato chiaramente in una parte dove ti giudicavano. Qual è la secondo te la differenza, se c'è una differenza? Beh, sì, sicuramente un pubblico fatto di persone che vengono lì per ascoltarti, insomma, a cui piace la tua musica, è diverso da un pubblico fatto di professionisti che ti giudica, perché insomma lì vieni messo un pochino sotto pressione. A dir la verità, anche il pubblico normale ti mette sotto pressione, parlo per me, perché ti dà delle emozioni contrastanti. Tu vuoi concederti, vuoi darti, ma allo stesso tempo hai paura di sbagliare. E quindi hai paura che qualcuno possa notare quell'errore, no? Perché credi che siano tutti esperti. Però ecco, per me non c'è differenza. Una persona esperta da una persona normale ti dà sempre quella voglia di metterti in gioco e di fare bene, in qualsiasi caso. Non esiste il pubblico di serie A e il pubblico di serie B. Deve essere tutto fatto per far sì che, insomma, la tua performance sia resa al meglio sempre. E invece qual è la prima emozione che hai provato salendo su un palco quando davanti c'era un pubblico che era venuto soltanto per ascoltare te? Quindi in quel momento sei concentrato, sei teso, quindi tu il pubblico cioè in realtà non lo senti, ma senti l'energia che sale piano piano, poi cresce nell'arco del concerto e quindi che tu poi ritrasmetti a loro con quella forza che è le tue canzoni. Qual è quell'emozione e quella produzione che forse ti porti dietro ancora? È terrore puro perché io ho una fifa certe volte prima di salire sul palco, che è una cosa che credo mi porterò a vita, che però è quello che mi dà carica, ecco, che parte con l'essere paura, terrore assoluto, che però poi diventa carica ed energia che trasporto anche agli altri, perché è bello vedere che si crea una specie di rete di sguardi e di intesa con chi ti sta ascoltando. Ecco, quando succede quello significa che comunque sei arrivato, hai fatto centro, ecco, in un certo senso. Però sì, prima di salire sul palco è più forte di me, cioè, vorrei scappare e dire ok, non sono più, non fate finta che io non esista. Però insomma, questo ti dà anche la spinta per dire ma chi se ne frega, cioè questo è quello che ho scelto di fare e devo fare. Qualche altro collega mi ha riferito la stessa cosa. Sì, E va bene. quindi, poi, ma nel palco tu sei un po' statico oppure tendi a essere un po' animato, cioè possiamo dire tarantolato? Allora, forse nei primi minuti sono un pochino rigido, ma mi sciolgo subito, anche perché suono, non mi limito a cantare, quindi portando la chitarra o quando mi siedo al piano. C'è sempre quel trasporto che poi mi fa praticamente, mi para davanti un velo e dice: adesso è il momento di darci dentro e di dimenticare quello che eri prima di salire sul palco. Devi fare spettacolo, quindi devi essere tu il primo a insomma, muoverti e far muovere le persone, perché se rimani lì statico non dai nemmeno quelle giuste emozioni che magari qualcuno si aspetta da te. Quindi devi rompere gli schemi, rompere i muri e muoverti, devi dare quello che senti. E io sono così, non sto mai fermo, non sto mai fermo.
questo punto la domanda, visto che hai detto, ma suoni piano o forte? Io sono a volte piano e forte insieme. Visto che c'eri seduto davanti, la battuta c'era. Invece, quando scendi dal Certo. palco, incontri delle persone che ti guardano con quegli occhi accesi, di gioia, a volte gonfi, perché sono stati così. Cioè, sei riuscito a ottenere quel messaggio che forse nella tua canzone speravi che raggiungesse le persone e le vedi contenti, felici, rilassate e con quegli occhi lucidi che ti dicono sì, neanche ti fanno la domanda. A quel punto, quale sensazione provi? Gratitudine. Ti rispondo subito dicendo gratitudine, perché significa che il messaggio è arrivato, che le persone si sono emozionate o hanno ballato. Ecco, durante la fase promozionale del singolo Lovers on Fire, quello dance, quello un pochino più movimentato, è capitato che le persone mi si avvicinassero e dicessero: "Guarda, mi hai fatto ballare, non mi hai fatto pensare a quello che magari mi aspetta a casa il giorno dopo". Quindi questa per me è una vittoria, perché significa che in quei 3 minuti e insomma 40 secondi che sono, una persona si è completamente straniata ascoltando un mio pezzo. Quindi non c'è vittoria più grande per me che far divertire ed emozionare le persone, ecco. E invece normalmente a qualcuno, se io ti faccio una domanda un po' più complessa a questo punto, se dovessi descrivere Sì. Quinto in 5 parole, e perché quelle 5 parole, come lo descriveresti? Ma qui tu intendi come persona o Quinto come come... artista e come persona? Ok, bella domanda. Allora, 5 parole. Allora, sicuramente direi insicuro, perché sono una persona estremamente insicura, a volte, determinato, testardo. Sognatore, l'ultima parola, ma mi viene da dire anche l'ultima parola, direi proprio quinto, perché sento questa cosa della famiglia, no? Del portare avanti questa cosa che è nata all'interno della mia famiglia e che mi porterò avanti per sempre. Quindi sì, rientra nelle 5 parole, anche perché c'è un legame affettivo importante nella scelta. Quindi sì, queste parole, esatto. E invece, qual è stata la prima sensazione che hai ricevuto facendo ascoltare alla famiglia il tuo primo singolo, il primo brano? Qual è stata, più che le parole, il loro gesto, il loro viso, qual è stata la tua sensazione che hai capito e percepito? Erano, allora, lo ricordo benissimo perché è una sensazione indelebile, increduli, cioè incredulità pura da parte di entrambi, perché io non sono mai stato una persona che ha condiviso quello che stava creando. E quindi è nato un po' come una sorpresa, perché sì, sapevano che c'era la passione e l'amore per la musica, ma non fino a quel livello lì. Quindi dopo che hanno sentito per la prima volta Heroes, insomma, rimasero increduli e mi dissero: "Ma sei tu? Cioè, quello che sentiamo sei proprio tu, cioè, è il nostro figlio". Insomma, c'erano queste... un attimo di... cioè, erano spaesati. E quindi lì anche un po' così, perché una reazione del genere non me l'aspettavo, però da un lato dovevo aspettarmela perché non avevo mai detto nulla. Perché sono anche una persona che non piace dare spoiler, mi piace sempre cogliere le persone di sorpresa per vedere le reazioni, perché tu lì vedi le reazioni vere delle persone. Non possono fingere. Quindi mi è sempre piaciuta questo alone di mistero che poi, insomma, sbocca nella sorpresa. A questo punto, progetti futuri oltre a promuovere questo singolo? Progetti futuri, io sto ultimando di scrivere i pezzi che faranno parte dell'EP barra album. Devo ancora capire cosa far uscire prima, anche perché c'è di mezzo sempre Sanremo, perché voglio riprovare quest'anno. Ho già fatto uno spoiler. E quindi, insomma, sto finendo quella che è la fase finale della stesura dei pezzi e poi parteciperò a vari
vari eventi, ci saranno dei live, insomma, molta carne al fuoco ancora e tantissima promozione, concerti. Vedo l'ora di vedere le persone, di insomma, rimettermi, ricalcare i parchi, ecco. E questo disco o EP sarà in formato solo digitale oppure avrà come noi retro un formato fisico? No, io vorrei che avesse anche un formato fisico perché mi considero in parte retro, come dici tu, perché insomma avere l'oggetto in mano e poter dire eccolo, dopo una varia, insomma, dopo varie ore di lavoro e insomma, e anche altro, è una grandissima soddisfazione. Quindi vorrei sì farlo sia in formato digitale, ma soprattutto mi viene da dire in formato fisico. E a questo punto, guarda, allora noi ti ringraziamo per essere stato ospite. A questo punto mancano due cose Grazie a voi. fondamentali, che sono gli indirizzi dove poterti ascoltare, raggiungere, mettersi in contatto con te, ascoltare e seguire le tue storie, la tua vice, quindi la tua carriera, e i saluti finali. Allora, è molto semplice a dire la verità perché alla dicitura Stefan Quinto potete trovarmi praticamente ovunque, Instagram, Facebook. TikTok, X, è molto semplice, proprio appunto perché prima l'abbiamo detto, Stefan Quinto, più semplice di così si muore, e lo stesso vale per le piattaforme digitali, quindi Spotify, YouTube, Deezer, insomma, quello che avete, Stefan Quinto, e sarò vostro, ecco, per il tempo che vorrete. Saluti finali. Allora, saluti finali. Io vi ringrazio insomma, per avermi invitato, per essere stati, insomma, così. Mi sono divertito tanto, ecco, è quello che volevo dire fin dall'inizio. Mi è piaciuto molto chiacchierare e, che dire, spero di rivederti presto e poter parlare ancora di quella che è la musica, di quello che farò. Quindi grazie ancora e alla prossima. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro. Ospite della puntata,